Eccomi qua, in un altro luogo meraviglioso. Si chiama Horse Show Bend. Ne avrete sentito sicuramente parlare. Siamo sempre vicini al Grand Canyon. E questo luogo è un luogo dove il Colorado fa un'ansa molto bella. E ho sentito prima, connettendomi, che era un luogo molto particolare, sacro per gli indiani. Gli indiani d'America, ovviamente, che abitano ancora in queste zone, ma una volta ho visto che facevano parecchi riti in queste zone, vedevo che benedivano dei bambini, nuovi nati e altri bellissimi riti. E mi è arrivato un messaggio per te che vorrei trasmetterti. Il messaggio è questo, è un messaggio che arriva dalle sagge genti che hanno abitato questo luogo, dalle anime che hanno fatto un percorso spirituale molto particolare su questa terra e che sono state degli sciamani molto saggi. Onora sempre te stesso e la tua vita, ogni attimo va vissuto pienamente, rendendo onore a te come essere che è qui per partecipare a tutta l'esistenza. Tu fai parte dell'esistenza e è importante che tu senta l'esistenza attorno a te e ti renda conto che tu sei un essere in unione totale con ciò che ti circonda. La dualità che tu sperimenti è qualcosa che ti allontana dalla verità dell'essere divino che sei. Lascia andare ciò che credi e che hai creduto sino adesso e semplicemente onorati vivendo ogni istante, sentendo nel tuo cuore ciò che sei e facendo attenzione ad ogni tuo gesto, passo, pensiero, respiro. E sii uno con ciò che ti circonda, vivendo la tua vita pienamente, perché questo è un modo unico che tu hai per portare onore alla tua vita e per sperimentare l'abbondanza in ogni istante. Questo è il nostro messaggio e ti auguriamo di poterlo realizzare nella tua esistenza, anche se ciò che vivi normalmente ti allontana da questo. Ma è un messaggio molto semplice e molto bello. E il messaggio è semplicemente onora la tua vita. E quindi con questo ti saluto e ti abbraccio. Ciao!